sono stato innanzitutto onorato di essere stato invitato da Pitti e felice di farlo. E quindi, però, come in tutti i miei progetti, c'è un'idea di site specificness, cioè di non, come dire, semplicemente rivendere la stessa minestra in tutti i musei. Cioè, anche quando ho fatto Trinity, ho fatto il cinema a Los Angeles, la galleria a Roma, eccetera. L'idea è sempre di essere, come dire, di relazionarsi al luogo, alla città, al museo che ti viene dato, eccetera, perché altrimenti uno può vedersi dei lavori su internet o su Instagram ed è praticamente la stessa cosa. Quindi mi è piaciuto, appunto, ho voluto deliberatamente rapportarmi al tessuto sociale, culturale fiorentino. E quindi dico sociale e culturale perché c'è stata questa scelta volontaria di lavorare in tre case museo private che raccontano una storia sia intellettuale ma che anche umana delle persone che erano poi proprietari di questi luoghi, devo dire per me iper fantastici. Ecco. È ovvio che nella nostra nazione in questo momento ci sono due o tre tipi di aziende che fatturano bene. C'è però un dettaglio che tra queste due o tre tipologie, l'unica tipologia che ha glamour, e glamour non inteso nel senso di moda, ma che ha glamour, cioè la capacità di attrarre degli interlocutori e dei media internazionali, è la moda. Cioè, facciamo un discorso molto semplice. La direttrice di Vogue America viene a Milano per le sfilate. Il direttore dell'Economist non è detto che venga a Milano se un'azienda italiana presenta il proprio progetto di andare in borsa italiana. Per me essere collezionato dalla moda, sostenuto dalla moda, cioè è un fatto reciproco, credo che alla fine poi si sia veramente amati da chi si ama e si rispetta. Quindi io stamattina, cioè, sono contento per Firenze, sono contento per Milano e sono contento per tutti quei posti che, come dire, godono del bene di queste aziende e danno da lavorare alla gente. Ma l'arte italiana da sola fa fatica per lo stesso motivo per cui la moda italiana non fa fatica. Cioè, allora l'esempio l'avrei potuto fare per lo stesso motivo per il quale la direttrice di Vogue America viene a vedere le sfilate più importanti in Italia, le mostre più importanti in Italia, esclusa la Biennale di Venezia una volta ogni 2 anni, ma però la Biennale di Venezia non è una mostra italiana, perché qualcuno mi viene a dire: ah, ma tutti i direttori di Art Forum, eccetera, vengono per la Biennale di Venezia. Questa è la risposta più idiota che si possa dare, perché la Biennale di Venezia è una mostra internazionale d'arte, ve lo dice anche il titolo. Quindi diciamo che è nelle generazioni passate, nelle decadi passate, la parola patria, nazionalismo, eccetera, per tutto quello che è successo nel secolo precedente avevano delle connotazioni molto pericolose. Oggi ci troviamo anche a fare i conti con una situazione geopolitica dove anche noi dobbiamo forse un po', come dire, non dico difendere qualcosa, ma perlomeno promuoverlo. E quindi l'arte italiana avrebbe bisogno di o di essere glamour o di, esatto, cioè di essere molto anche pratica, cioè come c'è una settimana della moda italiana, dovrebbe esserci una settimana dell'arte. Io come artista non vorrei attingere al denaro pubblico perché mi sembrerebbe un atto molto scorretto. Penso che in questo momento debbano muoversi con generosità dei privati, anche perché i loro soldi sono i più, paradossalmente, sono i più semplici, i più puliti, i più gestibili, mentre i denari pubblici, io per esempio non sono un buonista o un naif, ma non credo che la nostra nazione sia così corrotta come sembra. Sicuramente ci sono anche delle situazioni dove quello che sembra magari corruzione non lo è, che la gestione del denaro pubblico è un fatto complicatissimo. Ah, io speranza ce l'ho, io quando faccio i miei progetti cerco di mettere in moto tutte le forze possibili immaginabili.